Emanuela, lavori con la bellezza. Sì. Le donne particolarmente belle, ma soprattutto quelle che proprio lavorano con il proprio corpo, hanno o secondo te non hanno paura proprio dell'invecchiamento e quindi della perdita dello strumento, allora, proprio di sussistenza? Allora, secondo me sì, è una paura molto diffusa nelle donne in generale e soprattutto per chi fa questo tipo di lavoro. Per fortuna io lo faccio per ora, diciamo, solo perché mi trovo a farlo, perché vorrei fare altro, diciamo, nella vita. Cosa vorresti fare? Io sto studiando per designer, fashion designer. Mi piacerebbe tanto diventarlo. E rimani poi comunque nel settore della moda, chiaramente. Sì, 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 tuo... sì. Comunque mi piace creare oggetti in generale, già lo faccio, diciamo, per passione. E quindi io personalmente ora non mi pongo questo problema, diciamo, dell'invecchiamento, però ora non lo so, magari tra qualche anno sorgerà anche a me questa paura, però per ora no, per ora no. Grazie a Dio. Secondo te, a me è piaciuto moltissimo il discorso di Barbara sul fatto dell'educazione al consistere nelle cose piuttosto che consistere nell'essere. Tu che anche nel mondo della comunicazione lavori, hai lavorato e sei stata protagonista, pensi che sia effettivamente un handicap della nostra generazione o no? Beh, questo non lo so, però scusa, potevo rilanciare, scusa. Come no? Quello che diceva adesso, io la paura della vecchiaia a me mi ha paralizzato da giovane. Il dramma vero è spesso, è una malattia, la vecchiaia spesso è una malattia della gioventù. Ed è 20-30, quando la porcellana si incrina, quando la prima ruga ti fa capire che hai perso l'immortalità. Ecco, lì ho avuto un terrore. Io a volte, cioè tutti i giovani hanno pensato di spararsi un colpo e di morire belli, non so ma come dire. Ma sarà che forse io non ci ho mai pensato. No, va bene, però voglio dire, poi nel tempo, perché non ti spari a 30 anni anche con questa paura? Perché poi scopri che niente è come ti avevano detto che sarebbe stato. Perché poi scopri che ogni età è la tua e non, ma quella, certo, che dicono i giornali, quello, i dottori. Esattamente questo avevo chiesto. Quindi voglio dire, quello che dico è la infinita imprevedibilità e le tante chance che tu hai di scegliere la tua vita e non di farti, sì, la scelta. Perché il mondo non vivendola la vecchiaia è la paura di che cosa sarà, ma quando la vivi. Tempo la io ho una formula personalissima che mi viene spontanea. Vivo il presente, anzi l'istante.